Se volete acquistare crediti, passate su foodgalaxy.com e con il codice DREAD avete il 5... No, il 7 è aumentato! 7% di sconto. Raga, non potete capire il freddo cane che fa qui dentro. Ciao ragazzi, bentornati qui in questo mio nuovo episodio di Rotten Hero One. L'ultimo episodio non è andato come me lo aspettavo. Spero che non stiate perdendo la voglia un po' di seguire questa serie, perché a me sinceramente piace farla. Poi ora siamo ancora all'inizio, ragazzi, quindi migliorerà col tempo una volta che ci bloccheremo la divisione 7. Nel prossimo episodio poi apriremo i pacchi, perché non mi va di aprirli in mezzo al video. Io direi bando alle ciance e ciancio alle bande. Li ho letti i commenti dei vostri consigli, però me li tengo per un po' più avanti. Non gioco un po' a FIFA, quindi magari mi romperà il culo questo Ricky Portelli. Allora raga, ragioniamola, anche perché avete visto che sto... fallo però, ma può calciarmi la caviglia? No, avete visto, sto anche cercando di recuperare un po' lo storico, dato che era un po' marcio. Dai, così, perfetto, per Belotti. Belotti che schivo di tiro. Più avanti. Oh, bravo, deficiente. Imbecille! Uno mi ha detto: Dread, perché ti sempre la colpa al gioco quando ti segnano? Perché sì. Secondo me. Perché se fanno queste cose succedono, che di chi è colpa mia? Caduta la connessione. No, non me l'ha contata. Non solo non mi ha contato la vittoria per un rage quit o per un quit, ma mi ha stancato i giocatori e ha fatto finire i contratti. E Lukaku ha rotto il cazzo. Guarda che rompi il cazzo, eh. Manco posso aprire la finestra e fare. Ma guarda che è ritardato. Ma poi sbatte su tutti i muri. Ma sei una cazzo di zanzara. Cazzo, è talmente grande che si schianta sui muri e fa i buchi. Questo è un 4-4-2 che non vedevo su FIFA da veramente tanto tempo. Let's go, le rocce. Quando sono in giro con i miei bro. Guarda che io sto cercando di eliminare tutte quelle inutili skill che utilizzo per non arrivare da nessuna parte. L'hai visto dentro? No, come l'ha fermato. Bravo, bravo, mi sei piaciuto. Questo è un gran gol allora. Santo Dio, di quanto è uscita. Ma e vabbè ragazzi, ma allora ditemelo che non deve entrare la palla e che avete rimpicciolito le porte, no? Cioè ditemelo, famo veramente prima. Due occasioni gigantesche. Dai, questo è scarso. Questa è una pippa. Dai Miralem, può gestire la palla per Matuidi, che se la fa rubare. Ma è un fallo gigante, arbitro. Mai visto un fallo così grande dall'ultimo video di Rocco Siffredi. Caion. Dove vai? Caion. Non è angolo. Belotti partito regolare. Belotti l'ha parata, non ci credo. Signori, El Shaarawy ha fatto una cosa incredibile. Miralem Pjanic, fa cazzate, eh. Miralem Pjanic. FIFA 18, signori, colpisce ancora. Che gol pazzesco di Miralem, assurdo. Frittella 1, le rocce 0. Hai detto kickoff glitch che non esiste. Belotti. Vai così. Ho sbagliato completamente tasti, ma El Shaarawy la va a mettere per il 2-0. Incredibile, meritato il Frittella. El Shaarawy migliore in campo. Mi riconosci perché splendo. Yeah, Elsha. Matuidi è partito, grande. Ancora, il portiere, signori. Pensava di fare una cosa incredibile. Tecnica Omiatol, per chi non la conosce. Famoso ormai da qualche anno. Il gallo Belotti la va a mettere, lo punisce, 3-0. Questo video lo chiamerò un gol da 35 metri. Questo è il gol da 35 metri del titolo. 3-0, ma non quitta. Mi vorrebbe far risparmiare tantissimo tempo questo uomo, ma tantissimo. No, ma ho cambiato il giocatore, ho sbagliato. Vedi, ho sbagliato una volta, no. Daniele De Rossi perde un rimpallo. Ammazzavo, eh. Me la dai vinta questa oppure decidi di no? Pazzesco, mi ha dato la vittoria a titolo vinto. Nel prossimo episodio 7 pacchetti da... Questo è 7, che è 5 più 2. Una liga. Un po' cheap, però una liga. Ok, signori, Frittella Salim. Salim è tipo Salimo. Vediamo un po' come gioca questo essere umano. Caion può andare subito. Caion si destreggia. Caion. Ha preso il pallone e però me l'ha rotto. Va bene. Pazzesco, Belotti. 1-0, pazzesco, di rapina, pensavo fosse fuori gioco. Caion stava per terra, si è rialzato come un vero imbecille. È in felpa al portiere, volevo rivedere il passaggio ora perché era importante. 1-0, oddio Dani, è regolare El Shaarawy, 2-0 in 6 minuti, ragazzi, di che cosa stiamo parlando? 2-0 in 6 minuti, dovrebbe quittare adesso questo. Caion El Shaarawy, così, subito, 2-0, questa è la prima partita della divisione 8 o 7, non mi ricordo mai. Daniele De Rossi, che cosa è successo alla tua vita? No, prendilo Dani, non lo prendi, Dani, lo so che non ce la fai. No, è quello? Che cazzo? E dove è passato?
Che cosa è successo? Vedi che non c'ha praticamente niente questo. Pagaion, cazzo. Vai Elcia, prendi sta palla. Sto cazzo di script di FIFA incredibile che non puoi prendere il pallone quando stai in attacco di testa. Su un rinvio. Non c'è un cazzo di nessuno. Va bene Belotti. Può andare sulla fascia e può far salire un po' la squadra. Belotti, non c'è niente e nessuno in mezzo. Oddio, che passaggio che aveva fatto! E vabbè, è un mostro, ragazzo, portiere. Ma che ha preso due volte? Dai così. Madonna santa. Madonna santa, raga, ma anche esulto perché sarebbe veramente umiliante per lui. È un gol incredibile di Belotti. Come si è mosso tra gli avversari. 3-0 subito così. Hanno sempre il cappuccio in testa, frate, sembrano Skeleton. Frittella contro Gabbo 2 con lo stemma da Lazio. Con una liga come prima, uguale. Signori, ultima partita del giorno. Frittella Gabbo 2. Questo lo apriamo solo per lo stemma sbagliato che ha scelto nella sua vita. Guarda che oggi siamo dei cazzo di tank in queste cazzo di divisioni basse, ragazzi. Dai, dai così. Non lì, ma non lì, ma ti è scattato davanti. Ciao, fra. Un baobab, Florenzi, può andare, Florenzi. Non fa tutto da solo perché abbiamo capito che non sempre funziona il far tutto da soli. Dai, dai, dai. Su, passaggini, passaggini. Vai Belotti. Calcio di rigore, netto signori. Dopo un'azione stunning, Felipe Luis non può far niente. Calcio di rigore. Allora Miralem Pjanic, sapete che fa Miralem? Sapete? Far cucchiaio! Miralem Pjanic, 1-0 contro Gabbo 2. Oh, sta mosca, madonna. Quanto rumore fai? Quanto rumore fai? Raga, è imbarazzante. Non è una mosca, è un elicottero. Basta! Mi deconcentra. Dai che famo rage quitta pure questo, mo, raga. Dai che lo famo rage quitta. Dai che lo facciamo rage quittare. Diego, non si chiama Diego Belotti. Come si chiama Belotti di nome? Io lo chiamerei Paolo, uno che si chiama Belotti di cognome. Paolo Belotti. Ti piacerebbe prendere il pallone. Oddio, Miralem Pjanic! Santo cielo. Oddio, rimessa, rimessa. Non c'è un pressing però. Può salire un po' Florenzi. Può far salire la squadra Florenzi. Può andare Florenzi. Vede Caglione al suo fianco. Gliela passa. Caglione cerca, decide di tornare da Florenzi. Oddio, c'era il Niga. Belotti. Cucchiaio. Ragazzi, se entrava questo gol. Ancora Elcia, 1-2 incredibile. Elcia. Elcia può fare tutto da... Chi è quel nero gigantesco che ha messo il suo... enorme pene davanti a me. E muore. Il mio muore però di nero. Il mio nero muore. Il suo no. Il mio sì. Ha fatto una busta incredibile. Toccala che è mia. Toccala che è mia. Bravo testa di cazzo. Guardalo. Non l'ha presa il mio. Non la prenderà il mio. La rimessa in mezzo al mio. Gliel'ha passata al mio. Non è colpa del gioco, ragazzi. Sono io che ho sbagliato. Io proprio ho sbagliato a pensare di passarla. Dai. Forse ultima azione. Dai così. Ultima azione. C'è il gallo. Oddio il gallo. Il gallo 2-0 così. Sì così. Sì così. Sì così. E si fa sentire. Si fa sentire il gallo. 2-0 per noi. Fine primo tempo. Signori, inizia il secondo tempo. Io vi dico che mi metto in offensiva. Alla ricerca del 3-0 che chiuderà la partita. Alessandro Florenzi può andare. Non c'è un cazzo di nessuno in mezzo però. Allora Alessandro può fare tutto da solo. Esagera. Recupera il pallone. Ancora Alessandro. Alessandro. Dio c'è Giorgio! Questo cerca di buggerare Lukaku, ma non ha capito che è un nero enorme e che fa i contrasti senza che io spinga niente. È così, al centro per Matuidi. Belotti. No, Pjanic, inserisci di perfetto. No, era per Pjanic. Guarda che azione a caso. Lukaku, sei proprio da Lazio. Dai così. Ma te pare che il rimpallo su un mio possibile contropiede riesca a prenderlo io? Ti pare? Però me lamento troppo, raga. Ingiustificatamente poi, perché questo qua è chiaramente una mia colpa, questo gol subito. Anche questa slittata di Belotti, questa partita l'ho persa. Lukaku. No! Raga, ha fatto tutto da solo però, ma basta! Vieni a prendere il pallone, con molta calma. Puoi venire a prendertelo se vuoi. Se puoi riuscirci, puoi riuscirci. Ma non credo che tu ci riesca. Non credo che tu. Volete possiamo parlarne? Anche perché lui adesso farà un tiro un gol. Passala, passala, passala! Dai Lukaku, può andare. Ripassa la Elcia. Vai così, va ancora per Lukaku. Lukaku può andare, sfrutta Belotti. Oddio Lukaku. Ma non c'è un cazzo di nessuno. Ma Lukaku. Ma passa. Merda. Gol. Ha fermato, raga. Che cosa ha fermato? Dai, allunga il piede. Dai così, 89esimo. Non facciamoci buggerare ora. 2-1. 2-1 stiamo. Dai così. Ma non così. Oddio, è bello. Era bello. Che stop brutto che ha fatto Belotti. No, De Rossi, no, De Rossi, no, De Rossi. Sti errori così, no, De Rossi alla fine. No, cazzo, De Lofeu contro Lukaku. De Lofeu contro Lukaku. Vince De Lofeu. Ha vinto De Lofeu. Che testa di cazzo che sei, coglione. Sì, così 2-1. Andiamo a portarcela a casa. 3 punti importanti.
siamo con lo storico di 11.01, che comunque non è brutto. Due titoli vinti. Noi ci sentiamo martedì prossimo con un nuovo episodio di Rotto Division 1 e domani con un nuovo video. Bella. Cyber pazzo esultante, fuoco, quattro colpi sul target. Dopo cago i soldi e sucate.